Salve a tutti, e in questo video vi spiegherò come eseguire il jailbreak. In questo caso lo eseguiremo su un iPod Touch di quarta generazione. Ora non so se si vede bene, ora secondo me metto qui, ecco, perfetto. iPod Touch da 32 giga, in questo caso sarà un iPod di quarta generazione. Allora, in questo caso dovremo scaricarci il tool di Evasion per Windows, in questo caso, che lo potrete trovare al seguente indirizzo. Quindi andiamo su Google. Ora mi scuso perché stasera ho problemi di connessione. Comunque scriviamo Evasion su Google. Il primo sito sarà quello ufficiale. Quindi, ecco, ripeto, mi scuso per la connessione, però ho dei problemi. Scarichiamo la versione per Windows, che in questo caso sarà questa, Windows, e una volta che avremo scaricato vi ritroverete questo archivio, con, una volta estratta, la relativa cartella, come vedete. Prima di fare ciò però sarà importante aprire iTunes e andare qui sui dispositivi che sono stati collegati, che in questo caso è il mio iPhone, che è qui collegato vicino a me, ora vi sto a mostrare, e l'iPod. Clicchiamo su iPod Touch, oppure direttamente al posto di due dispositivi, se avrete collegato solo l'iPod vi verrà scritto iPod. Noi clicchiamo su iPod e dovremmo cliccare su effettua backup. Adesso partirà qui il backup dell'iPod. Ok, eseguito. Una volta fatto questo clicchiamo qui su fine e abbiamo eseguito il backup. Mi raccomando, sarà necessario chiudere iTunes e poi avviare il tool. Una volta aperta la cartella, molto semplice, andiamo sul file di del di Evasion, e sarà importante staccare tutti gli altri dispositivi, quindi dovremmo aver attivato solo l'iPod. Andiamo su Evasion e facciamo proprietà. Nelle proprietà, incompatibilità, esegui il programma in modalità compatibilità e esegui questo programma come amministratore. Lo avviamo, sì. Avremo questo questa schermata con cui avremo iPod Touch 4G iOS 6.1.2 il supported. Click jailbreak to begin. Prima di fare ciò andiamo nelle impostazioni, generali, andiamo con blocco automatico, e dovremo cliccare su My. Molto importante, in quanto se l'iPod si scollegherà, cioè, scusate, se l'iPod andrà in lock screen mentre starà eseguendo il jailbreak, potrebbe succedere qualcosa. Molto importante sarà anche che l'iPod non deve essere né collegato a internet né con il Bluetooth acceso, quindi tutto spento, e clicchiamo su jailbreak. Il jailbreak ha avuto inizio, infatti ora sta ricevendo le informazioni dal device per generare i file del jailbreak. D'ora in poi l'iPod non può essere più toccato, nel senso, ovvio che una volta che la procedura sarà completata, l'iPod potrà essere utilizzato, ma finché il jailbreak non sarà compiuto, non potrà essere toccato l'iPod. Quindi d'ora in poi l'iPod deve essere inutilizzato, anche se l'iPod, ho detto 5 milioni di volte iPod, sembra utilizzabile, non deve essere toccato. Sottolineo questo. Ora sta ancora ricevendo le informazioni dal dispositivo, io metterò in pausa. Ok, l'iPod si è riavviato, come state vedendo, e ora su Evasion apparirà la scritta Waiting for device reboot. Sposto un po' l'iPod in modo che potete vedere meglio. Vedete, siamo sul logo della mail. L'importante è non toccare il device. Ora attendiamo il riavvio del dispositivo. Ecco, si è riavviato. E dovremmo aspettare che il computer lo riconosca, in modo tale che, ecco, ora ritornerà aspettando che il device diventi pronto. Non toccare il tuo device. Ecco, iPod Touch 4G.
tocca scegliere le postazioni. Ecco, ora sta alla stage 2, che è divisa in tre parti, quindi injecting stage 2 jailbreak data, step 2 di 3. Jailbreak sarà molto veloce, eh? Andiamo, vediamo se sì. Ok, ora sta uploading Cydia. L'unica cosa lenta sarà il primo step, nel senso quando starà ricercando il dispositivo, quando sta cercando di riconoscere il dispositivo andrà un po' più lento. Fra poco, cioè più o meno verso la fine, ci chiederà di toccare il dispositivo per avviare un'applicazione che sembrerà non funzionare, infatti si richiuderà automaticamente, ma è tutto normale. Ovviamente finché questo evasion non ce lo dirà, non dovremmo farlo. Intanto che parlo, cioè inizia a chiedercelo. Tap to continue, please unlock your device and tap new jailbreak icon, che sarà nella prima icona libera. Ecco, come vedete avremo qui, se non so se si vede, la nuova icona jailbreak. Avvieremo e subito si richiuderà. Ecco, ora sta eseguendo il remote payload e d'ora in poi l'iPod fino alla fine non dovrà essere toccato. Ora sta preparando i file finali per il jailbreak. Ecco, jailbreak completato, l'iPod si riavvierà e qui sul PC abbiamo terminato, no? Potremmo anche cliccare su exit. Ora teniamo il riavvio del dispositivo. Quindi, ok, ora si riavvierà con la schermata degli evaders. Normale, cioè all'inizio sembra un normale riavvio, quindi con la mela. Vedete, ecco, ora avremo la schermata degli evaders. Come vedete, schermata degli evaders e un altro riavvio. Questo sarà l'ultimo riavvio, infatti ecco, solita schermata degli evaders, no, da fastidio, e qui avremo, dovremo aspettare un po'. Ecco, finito, continuing boot. Attesa terminata, ora si avvierà normalmente e avremo l'icona di Cydia. C'è scritto done, continuing boot, sta per finito, continuo l'avvio. Ovviamente d'ora in poi la schermata sarà la solita melina. iPod avviato, ora il primo riavvio dopo il jailbreak è sempre un po' lento, non vi preoccupate. Ecco. Normalissimo, ecco, l'iPod funziona, dovremmo spegnerlo, non sono abituato a sto tasto. Spegniamo. Lo riavviamo. Per mostrarvi che d'ora in poi ci sarà la solita schermata con la mela. E il jailbreak in pratica è finito. Cioè, ora, scusa se mi sto allontanando la videocamera, dovremo avviare l'icona di Cydia che preparerà i file. Quindi diciamo che il jailbreak su PC è finito ormai da tempo, dovremmo, ecco, far partire in pratica il jailbreak, la preparazione dei dati da Cydia. Sblocchiamo il dispositivo, ancora non è pronto.
Ovviamente il riavvio di un dispositivo jailbroken è un po' più lento, eh? Ok, ci siamo, siamo sulla Springboard, siete peggio. E come vedete abbiamo Cydia, l'avviamo. E come leggete c'è scritto preparazione, scusate, preparando il file system, sono un idiota, non so leggere. Questa procedura è abbastanza lunga, infatti vi consiglio di andarvi a bere un tè o fare qualcos'altro, intanto il dispositivo sta eseguendo le ultime operazioni. Quando queste operazioni termineranno, il dispositivo si riavvierà. Ora io metterò in pausa e ci troviamo appena questo lungo procedimento avrà fine. Ok, l'iPod, sì, iPod, sono abituato a dire iPhone, si è riavviato, blocchiamo il dispositivo, ora andiamo in impostazioni, sono un idiota, generali, blocco automatico e rimettiamo le impostazioni che c'erano prima, ci colleghiamo a internet. Ok, e riavviamo Cydia. Io metto che sono uno sviluppatore, poi clicchiamo su fatto e il jailbreak in pratica, ragazzi, è finito. Ora sta caricando Cydia, ma il primo avvio di Cydia è un po' più lento rispetto a tutti gli altri, però eccoci, non di tanto, ecco, vedete? E ora il nostro Cydia ha completato il caricamento, vedete? Il nostro dispositivo ora è jailbroken. Quindi vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero che il vostro iPod, iPhone o iPad ora, grazie a questo video, sia jailbroken e che con esso vi potrete divertire ad installare vari tweak. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e, come ripeto, spero vi sia stato utile. Ciao e alla prossima!